Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Siamo nel mondo 5, frontiera frittella. La scorsa volta mi sono dedicato ai minigiochi, mentre oggi si continua con i livelli. Eccomi qua. Allora, levo subitissimo la maschera di King Dedede, che non si può proprio vedere. E dunque, anche qui avremo ben 5 livelli oltre quelli standard, oltre quello del boss. Sì, abbiamo 5 livelli più il boss, che wow, sembra una specie di figata il livello del boss. Ok, quindi qui si sale, si sale, si sale fino ad arrivare al livello 5 e poi al boss. Allora, in realtà parlo con il nostro amico Waddle Dee perché vorrei prendere un souvenir. Mi ritorna, quindi scende e poi ritorna. No, volevo fare una prova. Mi prendo il rivitalizzante perché io sono soggetto a molti urti, quindi avere un rivitalizzante potrebbe essere una buona soluzione ogni tanto. Allora, vediamo un po' che succede qui. Oh, subito? No, non credo. Ah, beh, abbiamo un power up, prendiamolo e poi possiamo viaggiare. Che strano, così presto ci danno la stella per viaggiare. Ah, ci porta in alto. Ok. Siamo sulle nuvole. Ecco, dicevo, no? Sono soggetto a molti urti, quindi sarebbe giusto prendere qualcosa che possa proteggermi o magari ricaricarmi, no? Ok, va bene. Non penso che mi serva troppo viaggiare. Meglio, cercare di colpire tutti. Ciao Waddle Dee, scusa, è che... Aiuto. No, 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 no. Non facciamoci male, Kirby, non cadiamo. Ecco, bravo, fai così, bravissimo. Guarda, sali, se proprio devi salire. Ecco, così. Bravissimo. A parte che mi pare che mi stanno ricaricando a sufficienza gli oggetti che trovo. Ma qua è morte sicura? Sì, è morte sicura qui. Non vorrei proprio esplorare la morte in questo caso. A parte che qui come fai a mancarlo questo che deve entrarci per forza, questa stanza segreta? Cioè, la vedi? Ah, e infatti è solo... Ah, beh. Però scusami. Ah, puoi passare di sopra qui. Ah, ok. Però qui prendi danno comunque, prendi, non ne vale la pena proprio. Cioè, lascia perdere. Per un power up faccio anche a meno. Ora, fosse stato, dici, sai... Ma il gufo lì che ci fa? Dice, sai, è un ingranaggio. No, invece non è. Ecco, così, bravo. Qui si casca però. Ci siamo. Entriamo. Ancora nessuna sfera. Ok. Ok, dov'è la fregatura qui? Ah, ecco. Eccolo qua. Bastava fare dall'entrata. Dal lato era molto più facile. Non ho capito la difficoltà. Va bene. Ok. Andiamo. E si sale. Qua posso salire tranquillamente, immagino. Basta che segua le stelline che mi portano a una torta di cioccolato. Buona. Cavoli, quanti danni ci ho preso. Mamma mia. E siamo solo all'inizio. Bisogna arrivare a fine livello. Ui! Facciamo che taglio? Sì, facciamo che taglio, però non questo. Facciamo che taglio... Ah. Vabbè, è tornato, quindi... Niente, ok. Ma no! Ma scusami! Ma che cavolo? Ma cosa? Ma no, ma... Ma perché? Come mi ha preso?
mi ha preso lì? Scusami. Vabbè, evito, cioè, non è che è necessario. Toh, ciao. Non lo so, però la tentazione di tagliarla è fortissima. Ah, cioè, vabbè, allora. Beh. Cioè, perché è come se magari mancassi qualcosa non tagliandolo. Ecco qua. Vediamo pure questo. Cioè, ho paura di mancare qualcosa, ma in realtà magari non manco niente. È solo una mia impressione. Però qui c'è questo livello che posso andarci solo tagliando. Ecco qua. Quindi non manco niente nella base, ma poi devo stare attento in altri punti. Ok. Ah, va bene. I livelli iniziano anche ad essere molto più lunghi, a quanto pare. O forse sono io che me la prendo troppo comoda, perché non vorrei mancare nulla. E quindi mi faccio troppi problemi e me lo prendo con calma proprio. Basta. Mando via tutti. Oddio. Ma senti, ma se tipo invece te ne vai a quel paese? Ecco, va, ecco, oh, bravo. Renditi utile, bravissimo. Ah, ne lancia più di... Ok, qui è solo per prendere questo, va bene. Ok, è andato. Ok, qualche stellina va sempre comodo. Ah, ci stanno questi cosi qua che emergono da Terrence. Qui si scende? Eh sì, wow! Ottimo! Bisogna stare attenti qui che non si sa mai cosa può succedere. Eccolo! Grande! Ok. Tombola. Ma... che fastidio, che fastidio. Perché poi tu, non è che io non ci provo a evitarli, ci provo anche. Ed è questo che mi dà ancora più fastidio. Che ci provo e non ci riesco. Qui niente? Cioè, davvero? Ecco, vai, va. Bravo. Fammi la... serve a niente. Wow, buono, cowboy. Anche qui? Ok, qui neanche niente, siamo sicuri? Sono molto scrupoloso, sì. Vai, ragazzone, fammi la strada. Qui ancora niente. Porto a passeggio la mia palla chiodata. Ora si spiega. Mi sono fatto sconfiggere perché a quanto pare sarebbe meglio fare questa parte andando avanti alla palla chiodata e non standole dietro. Perfetto. Beh, se non tutte, questa in particolare. Eccoci qua, perfetto.
Ah, è finito? Ah, bene. Ma comunque, livello 1 completato. Le 65 sfere di energia che ha raccolto hanno riattivato la porta della stanza delle abilità 3. Andiamo a livello 2. Wow. Interessante. Ehi! Ale! Oh, si aggrappa al muro. Ah! E ci sta fino a che... Ah! Ah, aiuto! Ci sta fino a che glielo dico! Che figata! Non lo sapevo! Che bello! Fa anche le prese. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma che è ninja, oh? Cioè, best proprio ever, eh? Si esplode pure, esplode. Ma che è? No, mi tocca lasciarlo? Tocca lasciarlo. No, beh, ah, potevo anche evitare. Ok. Ci sta. Tutti quanti sti nemici che mi vogliono fare del male. Perché? E levati. Cavoli, allora il ninja non è l'unica abilità disponibile, ma è la prima che prendi e che comunque sembra attirare tutti quanti i nemici. Tutti quanti i nemici, dicevo. Ok. Allora, è molto particolare questa struttura. Perché non me la racconta giusta sta struttura? Forse c'è nascosto qualcosa? Tipo andando più in alto succede qualcosa, andando più in basso. Ok, let's go allora. È stata tosta questa parte perché non me la sono giocata bene per niente. Ci siamo, allora. Fammi capire che succede. Io premo. Un poco più su. Grande. Bene. Carino. Ok, proseguiamo. Allora, questa parte, ragazzi, è strana, ma è divertente perché è fatta bene. Cioè, non è che tu ci sai, la fanno e non la studiano per niente. No, è studiata. È molto carina. Ah, certo, tu dici c'è il cavaliere lì. Dice che fai? Ah. Mi compare subito un altro.
Ma come? Senza facesse sushi. Ma che vuole questo? Pensavo aprisse questi, sai, quella più vicina, invece no. Ok, allora, Ah, primo tentativo? Però io non mi accontento e quindi devo essere scrupoloso in ogni cosa. Vabbè, panino sono carico, non mi serve. Posto eliminati. Ancora questo. Ma che va? Chi l'ha chiamato quello? Ah, se mi perdo qualcosa sarà una seccatura doverlo rifare poi. Ok, ci sono i bombi junior qui, perché? Ah, c'è un nemico qui, immagino, Vai. Vieni qui, vieni. Let's go, Kirby pietra. Okidoki. Ah. Boom. Bene. Ok, andiamo a prendere questo. Ed eccoci qua, vai. Seconda sfera di energia presa, let's go. E questo che fa? Ah. Totalmente inutile. Oh, che goduria levargli l'armatura a questi. Opla. Oh, come godo. Una domanda mi sorge spontanea. No, non in base a quanto tengo premuto, lui forma quello che gli pare. Ah, ok. Ok, eccolo qua. Ottimo. Sfera magica. Ok. Ok, basta. Ah, ecco. Quindi devo farla sparire io. Carino questo potere ora. Ok. Gli nemici, scusatemi, ecco qua. Ma che mi davano fastidio i nemici allora. Preferisco eliminarli. Ok, abbiamo qui. Andiamo. Ok, l'ultimo. No, non ce l'ho fatta, mannaggia. Quindi c'è anche un tempo, cioè. Ok. C'è anche un tempo limite, va fantastico. Ah! Addirittura per questo! Va bene. Quindi le ultime due sfere c'è la Phoenix. A posto. Siamo a cavallo. Però devo riuscire a scappare prima dal muro che mi vuole schiacciare. Non va bene. Non inizia bene la sfida, no?
Ok. Bene. Ah, tutto così. Vabbè. Ah, ho fatto. Che strano. Ce l'ho fatta. Wow. Allora, parasole o pietra? Scelgo pietra, mi sento più protetto. Non lo so, forse era meglio il parasole? Mi sa che era meglio il parasole. Ah, però, beh, se lo becco però gli faccio male. Però sì, vado un bel pugnaccio. Mi faccio male davvero, mi faccio male. Cioè, posso usare le abilità dei poteri, perché non le uso? Mi limito a usare quella basilare, invece devo usarle tutte le abilità dei poteri. Sì, ora ci vado, fammi prima un attimino arrivare qua, perché sennò... Ecco qua, voglio essere sicuro. Let's go! Bello, bello, bello! Oh yeah! Molto carino sto livello, mi piace. Oh, che goduria, ragazzi, quando è così. Invincibili proprio. Vabbè, io controllo sempre perché sono fissato. Penso che inizierò a fare più video per completare questi mondi così grandi. Penso che ci siano 6 mondi in totale quando poi arriveremo anche sul pianeta di Magolor, perché sicuramente non bastano, non sono solo 5 i mondi presenti nel gioco. Quelli sul pianeta Pop sì, magari, perché sono una stella a 5 punte. Però intanto le 70 sfere di energia che hai raccolto hanno sbloccato il minigioco Bomba Pazza. Provalo con gli amici. Stiamo a 71 sfere? Può essere che siamo a 71 già? Va bene, 72 sfere. Allora, nel prossimo video farò il terzo e il quarto livello. E poi il quinto e il boss, magari, se sono troppo corti. Magari ci metterò qualcos'altro, perché poi comunque sia... Se davvero andiamo sul pianeta di Magolor, beh, non è che non abbiamo niente da fare poi. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio ovviamente per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, e ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao!